Pronto? Sì, pronto, buonasera, Candia e Gianfranco. Telefono per un annuncio che ho letto sul boom della vendita di un motociclo. Che ho letto che sarebbe. Posso parlare con il responsabile? Posso? Ah, sei io? Ah, ecco, niente, buonasera. Buonasera. Candia e Gianfranco, niente, lesevo della disponibilità di vendita di questo motociclo Benelli 49 tipo GXX. Voglio sapere qualcosa di più preciso a riguardo. Ma per il fatto. Scusa? Come vuoi sapere? Voglio dire, se è un buon mezzo di locomozione, gaio giro, gaio. Voglio dire, mi dà qualcosa di garantito, qualcosa di buono, come se non sapesse molto bene. Ormai. Sei? Sì, ma ancora sto poco, insomma. A 3 marce. 3 marce, perché mi spiego, sono alla ricerca di un motociclo, in quanto mi avevo, prima di fino a un mese fa, ecco, diciamo, avevo il mio Garelli Tiger, Garelli, dopodiché, come se, come non se, si è piantato, tutto su un colpo, mi sono convinto che si tratti del sabotaggio. Perché non è possibile che funziona per 25 anni sto motorino e non è possibile che una mattina mi ucciapo, sono andato al consorzio di San Giuseppe Allora, Treviso. e sì, ero andato al consorzio, no? Con pago, comprai i semi, poi succati, così sono tornato in drio e tutto d'improvviso, senza che mi o non ho neanche toccato. Ragazzi, mi sia come tremare, che se ognuno il tremasso, vibrazioni, allucinazioni, robe così, ho perso il controllo del mezzo e sono da smaltarmi praticamente visi cose che vende angurie. Pazzesco, pazzesco perché, a parte il motorino, che sono cascato, che sì, sono da sua cassa delle angurie, che era? Oh, sì. E che se ho aperto la cassa delle angurie, spanto l'acqua, angurie per strada, pompieri, se sta un casino. D'altra parte, voglio dire, sì, anche la sfortuna che siamo sotto estate, si comincia a vendere angurie, meloni, frutta fresca alle strade. Ecco, mi sono un buon gustaio, tra l'altro. Niente, però, mi voglio dire, non è possibile che da solo si abbia cosa così. Mi sono convinto che qualcuno l'ha messo in mano. Ho anche una mezza idea. Sì. Adesso posso dire che io in confidenza, perché praticamente sono un po' in baruffa col vicino qua, no? Sai, se picco e beghe, se conosciamo da tanti anni, se è sempre sta un po' scorbutico questo qua. Sa, ancora che era mia moglie viva, e niente, mi ricordo che era sempre, io che aveva sempre qualcosa che non dava bene. Che spiego, se mi, diciamo così, mettevo l'ombreo vicino alla sorrette e facevo ombra e ora l'erba non cresceva. Se mi Ossia, ho sì, pazzesco, ma se è così, se è mi. brutto con confinanti così, non andare d'accordo. Ah, se è pazzesco, eh. Sì, Gaio anche io problemi? No, beh, ma ad ogni modo sono camicio i condomini, ma te sa, bisogna sempre stare attenti, o giù qua, o giù là. Ma una volta gli era così? Una volta non si Ma era. una volta si viveva anche in 7-8 rami, gli era. Ma Vero che dopo che portava via i togati, che portava via i sami, perché non era schegge. guarda, mi pare di aver vissuto insieme a you, guarda. Perché siamo queste esperienze. Mi ricordo sì, mista scene qua. Pazzesco. Dove vivevo io? 70 anni go. Ma dove vivevo io? Mi ero de parte del Saeto, de Ho Piave, sul capito. Piave. Bei posti. Mi ricordo che se andava sul Piave, mi facevo coi fiori il bagno. Bei tempi quei. Se andava a Tosa Taeda. Mi ero tre dei fratelli, sai? Ostia. Boia, boia. Più i cugini si arrivava a 21. Te dico, cosa si trovava tutti quanti in casa mia? E il che avveniva molto spesso, si faceva di che tavolare, Sì, è vero. mezzo il Invece seggio. adesso non sono più d'accordo, no? Adesso che dico, te vedi,
Questo qua, pardì, ma te vedi, è tutto un litigar, è tutto un rebuffar, è un sbraitar. Ma sì, cosa sì, succede? Sei sempre sei baruffe. Sì, sei pazzesco. I se magna i schei, pa i schei, si coppa i fare, ragazzi, ma scherziamo. Sì, è vero, se ha cambiato tutto. Se tutto, se tutto cambia, non che se più niente è uguale a prima, sai. E ora non lo capiamo, Torin. No, che dico? So devo dire che questo che mi è successo, che ho fatto questo incidente, per fortuna no. Ti spaccato tutto ora? Ah, ho spaccato tutto, sì. Ho distrutto. Distrutto, guarda. Oltre che il coso, l'anguriar. E ora, Iaro, devo cercare qualcosa di alternativo. Siccome avevo letto di sto Benelli ben tenuto, mi non posso andare via adesso, mi sono avvedato due o tre meccanici, no? E mi propone e moto quelle di adesso. Ah, anche a me mi hai detto te poi. Se ti ho da dentro, te demo sì e 100.000 franchi, che ho pagato il governo, non ho rotta mai, sì, sì. E te dà, detto uno nuovo, ma mio è da me, tano. Poche volte che ho con questo e manco adesso, però. E ciò, ma scherzimo. Mi sono da vicino alla stazione, ho corriere per Venezia, sì, per Treviso. E se furbi qui, questa storia di rotamazione che magna sola, sai. Ma sì. Io che credo. Ma io no. Ma non sta a credere che mi dia retta a me, non sta a credere che. Perché io ori e te dai 600.000 di rotamazione. Sì, ma ti frega di anno, po'. Ma prima, ti frega di anno, te l'ha capito? Sì. E poi ti butta su da coso, no? E te mette. Guarda che dico, paese, pa non è seguita. Non c'è male idraulico che altro giorno, no? Dai, amico di me, amico dell'amico, te fa solo bene così. E che mi sono su tondini, 4 guidette, 5 chiodini. Sai tu cosa che mi ha tolto? Per una perdita un sgoggiolo. Mi ha tolto 300.000 lire, ma scherziamo? Per aver messo su, aver stretto due vite, sai. Però ti ascolti ora, gli ha trafficato. Ma qua, sì, anche se ti dà 600, bisogna darne 4 milioni per togliere uno. Sì, sì. Vero che sarà nuovo, ma non mi interessa. No, ma neanche a me, ma scherziamo. Se è una roba così, se ne do 300.000 franchi, se dici. Sì, sì, ecco. E dopo vedete, i sischei che va a ingrassare chi che si sa grasso, sai? I vari agnelli e Berlusconi, sai? I se sui scanni senta in alto, qui ne ho messo su da trio intanto. Non creda che i sischei della rotamazione che va a quei due A, non ad altri. E se ne comunico da fare, se sapesse io, con i vari prodi Berlusconi d'Alema, se sapesse che comunico è. Ma Berlusconi è il più lazzarone tutti per conto mio. Ora che quello è un lazzarone di prima. Se hai reso conto anche io? Te vedi che rompe le scatole a tutti, che non gli lascia andare avanti niente. Ma che è il voi, insista che altri non gli gara sono. E gara sono solo io che io, ma che pare possibile. Ma che? Esatto, perché che dico amico, sai che sei? Perché hai schei Berlusconi. Esatto, e schei chiama i schei. Qui schei fa quello che vuoi. Qui schei, se compra anche mare, perché si compra e ti dice che non sei più tua, ma come sono nato da lei, non sei mia, no, non sei tua, sei mia, e ti fa credere, okay. Te lo dico mi. Con tutti i processi che ha, ancora che coraio è. Che coraio, ma scherzimo, mi se rubo un formaggino, vado dentro, non vengo più fuori, sì. Vero? Se uno roba una bicicletta va in prigione. Vai in prigione. Altro che roba miliardi, guarda Grassi. Proprio, guarda, arrivare i poggiolini, lungo strevi. Ma scherzimo? Ma siamo qua pensionati, mi aiuto, parliamo. Abbiamo costruito l'Italia, mi aiuto. Io pensionato? Certamente che sono pensionato. Sì, sì. Però cosa vuoi, Agami? Se vogliamo chiamare la pensione, chiamiamo la pensione, guabì. Però voglio dirmi che lavora tanto, mi sono spaccato l'osso del collo. Ossia? Dottuini. Sì, mi sono fatto. Dove lavoravi, qua a Treviso? Mi lavoravo sui quartieri Marsoni. Sei cartiere Marsoni? Sì. Porco che. Amico, tutti i parenti è cartiere a Burgo. Ho lavorato anche a me però a cartiere a Burgo. Beh, ecco. E ora sì, sa cosa che vuol dire. Sì, fa cartiere Marsoni adesso. Sì, certo. E ora sa cosa che vuol dire. Ma ancora con vegliare i macchinari. Ancora i tempi che si lavorava de polpastrelli. E se stai mai potesse parlare. Voglio dire, e ne era passate qua. E era i cilindri e moe che c'è mimo. Che pestava a carta? Sì, rumori assordanti. Ah, sì. Ah,
No come adesso che hai il computerino, sentai, e schiaccia il bottonetto si apre la manina, ma scherzemo. E era altri tempi nostri, dai, si cambia, si cambia tutto. Non vi era niente però. Non vi era schei, non vi era niente, bravi erano i nostri genitori. Sai tu cosa gli era? Tanta miseria. Tanta miseria, adesso... Non mancava mai. Adesso ognuno va a macchina, in 3-4 in casa e va a macchina. Hai visto? Adesso i grandi macchine, i televisori, i sci... I va al mar. I va al mar. Mesi e mesi. Ma una volta cosa si faceva? Al piave mi andavo a bagnarmi. Ah, però, sì. Allora, altri se andavo al piave. Ecco, te vedi. Siamo fratelli miei. Ho fatto la stessa vita. Abbiamo fatto la stessa vita. Pazzesco. Sì, pazzesco, sì. Niente, vara. Siamo anche su Silvi andavo. Se poteva andare ancora. Sì. Sì, anni fa andavi. Adesso prova a mettere un piede dentro Silvi. La patagana ti omagna. Da dinti che non che sia i coccodrilli. Perché con quello che butta dentro sarà buono di venire fuori con coccodrilli di 2 metri. Tre metri. Comunque era pazzesco. Abbiamo visto cambiare il mondo sotto i nostri occhi. Sì. Abbiamo visto cambiarlo. E vive un solo? Sì. Mi dico dei nevodi ogni tanto qualcuno che si degna e farsi vera, ma più che altro diciamo che vivo solo, sì. Se dura perché siamo anziani, comunque sì, cosa voglio fare? Io come vivo? Mia memoriale, più hai sposai. Ah, ecco, sì, classica situazione. Mia buon'anima, mi sa, no. Niente, comunque sia, voglio dire, siamo fatti di carne. Siamo fatti di carne, non voglio. Prima o dopo. Comunque sia, niente, ascolta, questo motorino. Adesso che ho sentito. Allora, guarda. Marti mi ha telefonato un tosato da Treviso che viene a vederlo, amico, ho detto viene a vederlo, ho detto se te comoda, a Pardiesi, ho 5 e te ho perché mi non corro altro. Sì, ho capito. E ora Marti che sei stato tosato qua. Casomai... Ma in caso se mi alza il numero di telefono... No, casomai mi che lo chiamo mi dopo di Marti e sento come che siamo. Marti, aspetta, perché è gato a tirare i schei sto tosato fuori. Ok, mi... Ha detto non vengo senza schei, Dai, vuoi venire a vederlo? Sì, mi facciamo in settimana, ecco. Ecco, sì, verso venere e sabato. Io ho messo a dire. E anche che sei sto fatto che sei il casco adesso che bisogna mettere a me. Quello che mi è butto via. Quanto che ho 70 anni quel casco? Bravo che glielo devo dirlo a me. Ma voi torni per il culo fino a fine. Ma tu da te, a 18 anni, ma anche se femmine ste anziane che vai in motorino col casco. Ma dai, ma dove andiamo? I marziani, non mi piace, insomma, un affare così. Ma non mi piace. Ma gli dici che non andrà neanche in vigore, forse. Speriamo che succeda qualcosa, che cambia qualcosa veramente, perché... Sì. Piuttosto mi metto il cappello di paglia, ma il casco no. Ecco. Il cappello di paglia in motorino, hai capito? Comunque, guarda, ho avuto piacere di parlare con you perché ho capito che siamo della vecchia guardia, che siamo ancora che siamo ancora in Italia, la spina dorsale, e che siamo ancora, e che resteremo a lungo, ascoltami, e che resteremo a lungo, fargli avere. Comunque sia, come si chiama you? Mio Alessio. Alessio? Ecco Alessio. Nome russo. Nome russo. Gianfranco mi chiamo. Niente Alessio, gran piacere di parlare con te. Altrettanto. Siamo forti tutti e due, siamo i più forti. Siamo i più forti. Se sentiamo bene un'ombra, un'anguria, una fetta di anguria, va bene? Va bene. Ciao Alessio. Arrivederci. Saluti la moglie, ciao.